My name's Hugh O'Connor, and I'm so happy to be at the Irish Film Fest in Rome. It's such an honour to have my photography here and some films as well, so it's a real honour. Ok, allora, lei è qui per presentare la sua mostra fotografica, quindi volevo che ci parlasse un po' della mostra e anche dell'attenzione sullo sguardo che ho notato nelle sue foto. Lui ha iniziato a studiare per diventare un regista e mentre studiava a scuola per diventare regista gli è stato consigliato di imparare anche a fare le foto, quindi le still photography, per cui si è comprato una macchina fotografica su eBay, ha iniziato a fare delle foto e una delle sue prime mostre è stata messa è stata vista insomma al festival di Todland, dove tra l'altro Susanna Pellis, la direttrice della Irish Film Fest, aveva proprio visto queste foto e da lì è proprio nata la volontà di guardare ai suoi colleghi, al cinema irlandese, anche attraverso questo nuovo, quest'altro media, non solo attraverso la regia. Lei ha lavorato con attori come Liam Neeson e anche Daniel Day-Lewis e quindi volevo chiedere insomma questa esperienza, ma anche se c'è un attore con cui ha lavorato sul set che l'ha maggiormente impressionato, che ha influenzato anche la sua carriera come appunto regista e non solo come attore. Ha recitato in Lamb, il film che oggi viene mostrato all'Irish Film Festival, all'Irish Film Festa, quando era molto molto piccolo, molto giovane. All'epoca Liam Neeson fu davvero gentile con lui, gli è stato molto vicino e il lavoro con attori anche come Daniel Day-Lewis forse non l'hanno influenzato, che sono stati davvero molto gentili, molto generosi nell'affiancare le sue performance, forse non l'hanno davvero influenzato magari come regista, ma sicuramente come attore gli hanno regalato molto. Ok, una curiosità, diciamo, in Irlanda il cinema, nel senso come è vissuto, c'è gente che va al cinema, ci sono, non lo so, insomma, particolari festival all'interno, i giovani sono... Quali possibilità ci stanno? Sì, anche quali possibilità ci stanno di collaborazione con gli altri paesi? It seems very... Diceva che l'ambiente cinematografico in questo momento in Irlanda è molto vivo, ci sono tanti festival, tanti registi, per esempio Larry Abramson che ha diretto Room, che è andato anche all'Oscar, e appunto tanti festival, Dublino, Cork, Belfast, Galway, tra l'altro Galway è quasi un po' gemellato anche con l'Irish Film Festival, molti film del festival di Galway Fled arrivano all'Irish Film Festival. Quindi c'è tanta cooperazione internazionale, tante coproduzioni e quindi è un buon momento da questo punto di vista della produzione internazionale e della possibilità di portare film particolari anche all'attenzione del pubblico che va ai festival. Per esempio il suo film di... invece per quanto riguarda il pubblico ovviamente, soprattutto quello giovane, come da noi in Italia particolarmente, preferisce ovviamente il grande cinema americano, i blockbuster. Alla fine è una cosa anche abbastanza normale, ma c'è una volontà di cercare di avvicinare il pubblico giovane anche al nuovo cinema irlandese. Per esempio Metal Heart, che è il film di Hugh, che è il suo esordio alla regia, che verrà presentato domani qui all'Irish Film Festa, è un film che parla di due ragazzi giovani e che quindi si spera che possa interessare di più anche a un pubblico diverso che di solito non va a vedere i film irlandesi ma preferisce il cinema americano. Diciamo, se vuole parlare un po' del suo esordio alla regia. È una commedia divertente su due gemelle, non totalmente uguali, quindi non identiche, ma sono due gemelle. Ha un mood molto ironico, divertente, poco irlandese, molto più simile ai film di John Hughes, quindi alla commedia americana sofisticata degli anni Ottanta, ma anche ad esempio alle commedie quelle più contemporanee come Superbad, quindi Seth Rogen, quel tipo di scrittura anche magari un po' cattiva. È stato scritto insieme a uno scrittore di cui lui ha amato molto un libro. How was the name, the your co-writer? Paul Murray.
Paul Maria, yeah. How was the title of the Skippy book? Skippy Dies, the book Skippy was called Dies. Skippy Dies, yeah. Quindi Paul Maria di Skippy Dies, che ha questa scrittura che a lui era piaciuta molto, quindi l'ha coinvolto e spera che possa divertire e anche interessare un pubblico sia giovane ma anche internazionale. Ok, un'ultima domanda, e come è stato approcciarsi a, appunto nelle vesti di regista e dirigere comunque due ragazze, cioè due ragazze che comunque non sono degli adulti, ma come è stato lavorare con loro questo? It's funny, the few short films la sua esperienza di attore bambino ovviamente gli ha insegnato molto, anche se non è proprio sicuro di essere davvero diventato un adulto e di aver imparato tutte le lezioni dell'adulto, però sicuramente sul set la sua esperienza lo ha aiutato nel lavorare con due giovani ragazze. Lui da attore non ama molto quando i registi propongono troppi commenti, troppe parole, troppe direzioni che magari non capisci bene quale invece devi scegliere, quindi lui ha preferito, proprio per la sua esperienza, dare poche indicazioni alle sue giovani attrici e poi lavorare insieme sul progetto per trovare una direzione comune e spera che questo gli abbia portato bene. Sicuramente lui come attore sa che un regista sa come preferisce che sia il suo regista e da quello che ha imparato.